Vabbè, dipende se tu andavi a ballare, c'è chi andava a ballare e chi non andava a Sì, ballare, ma diciamo. quello che voglio dire nuovo è bacano, ma seguite tutto da cavolo, sempre nel cerchio di persone chiuso, Sì, ok, perché non avevo mai frequentato Almagni, non ho mai scelto Cinesa, cioè, le cose dove andavano tutti, va, tra parentesi. seguivi delle feste che Seguivi delle erano più feste, per te, però bravo, però. comunque hai fatto anche quello che facevano tutti, cioè tipo andare al Demodè a ballare negli Allora, '80, capito? sì, eh sì, no. Oh, Quando è ci locale. mettevo a ballare negli anni Non hai 80, non capito? dicevano i A parte, soldi. no, ma No. c'erano i coetanei, non ero di Neucatter, però Di c'erano i tuoi altri coetanei. paesi, i coetanei. Eh I sì, coetanei c'erano. sì. Ma Cioè. erano molto pochi. All'inizio, quando ci dovevo dire, Sì, erano. 50 anni la vita mia, No, no, quello che hanno ti. tutti. No, io non No, volevo ma dirti quella cosa di là. che? No, Stavano pure stai, i mi guagno, come una coetanei, dai, coetanei, che è una dai, cresciuta che è lavoro! stato, dai. Cioè, tanti di Ma noi sono fidanzati del Modè pure, quindi. erano, non erano come mo, ma cioè, io l'ultima volta Ma che tipo adesso vanno i devo teenager. dire, buoni guagnoni di 20 anni, Sì. di 20 anni, 18 Ma anni, guarda che ci sono anche scherzi. gente grande che va, eh. No, ma Ma io i non ti punti voglio che dire, si ma io non ti voglio dire, aspetta, fanno. io non ti voglio dire i posti, io ti voglio dire, pur qualsiasi posto noi abbiamo frequentato, non eravamo così, quello che ti voglio dire, capito? Cioè, come te lo devo spiegare? Dove Na ci sono i fatti da lui? Nanemrk, ma che Nanemrk, ma come ti dici, vedi tutto, mo, vedi tutto. No, a parte Tutto vestire, proprio come so, come vestisse. ragioni, Un come ragionamento. fa, Allora, tutto, capito? perché il Quello. ragionamento lo prendono su quello che dice Fede. Fede, sì, io ci Diciamo c'era che Cameron e gli così. artisti E ti vedo. influenza quello che. influenzano tantissimo, diciamo anche Non lo so, io il non mi vedo, io non parere, mi vedo tutto, come erano diciamo. loro, come capire, erano loro 20 anni. Noi siamo una pensa con quello che dicevano gli artisti. Che cazzo, non so come No, quello che dicevano, come si vestivano, quello andavo. che. Come si Cioè, anche lo vestivano spot e per come si dirti è vestivano, importante Vito? per Tu l'influenza giovanile. andavi a fudere, ad esempio, a cattarti il rollo. Se la moda diceva che tu ti la metti la maglia di cuca tua, tu te ne avevi 7.000 maglie, tutte cuca tua, mi ricatta una maglia, chi si sa? E Sì, io ero sì, sì. costretto a cattare la dentro. Proprio per cattare la maglia, allora dovevi dire cuca maletta rossa, cuca tua, sto già lì evento. Oh, ma Pure perché no, non è dico pure quello, io buono. dico proprio come si comporta. No, non è I comportamento che si. comportamenti, ciò che Oh, mo dicevi. kiss, no, internet, proprio la davo che pare Che Maronna. cos'è internet per te, Piero? Hai notato? Apri bene gli occhi e guarda. Ah, non ci Sì, siamo. però non è però, cioè, niente di Infatti, particolare, noi avevamo eh? Cioè, la giusto questa prova, internet appunto. con Questa è una prova radio website. La connessione era fuori. Prendeva Vabbè, quali sono i codici? la linea dopo tanto tempo che ci provavi. Non potevi. No, tua madre le diceva: non prendi il telefono perché se aprì il telefono Era era occupato. occupato, sì. 2 euro all'ora costava la tariffa, quindi tu 1 ora potevi stare al giorno. Che dovevi fare ciò che era fuori. Il racchio di baracca, ma internet quando esci da casa tua, internet a casa Sì, tua, ce internet l'hai a al portata bar, di mano, ce l'hai a portata di mano. internet al centro commerciale, ce l'hai sempre connesso. Ma È quello, secondo me, quello. proprio È perché proprio il quello. problema, secondo me, è che proprio perché abbiamo, come dire, un infinito modo di comunicare, Sì, ma fa il di tuo star male, l'ha bene, di fatto star male, perché bene, mo l'ha fatto male, di perché star qua sembra bene. usano i one news col telefono. Io li voglio filmare veramente con un giorno con la GoPro. Il telefono in mano. Tutti che Camminano così, camminano col telefono in mano. Io sono uno di quelli. tu sei uno di qua. Secondo me, Michele, sì. Ma se ascolta, non conti ascoltare la Sono musica. nel mutismo selettivo. Non conti ascoltare la musica. È me, calmanti estranei da questa realtà. Non conti, metti i cuffi. Ma così, no, ma no, che sempre col telefono, ma un messaggio vocale, da un weekend alla store. Un weekend che sì, Un weekend un che si weekend dà che la sì. store, ma noi almeno noi ci vediamo queste chiede, queste nostre chiede, hai capito? Però Ci vediamo non la vale questa cosa di fare gesti e non parlare. Abbiamo un ospite con noi stamattina, ragazzi. Michele Maggio. Michele Maggio, forse avete seguito la prima parte della puntata. E niente, lui adesso Hai è. vinto involontariamente, ha detto dopo che stava registrando, da Sì, dire io questa cosa, sono quindi le partito, puttanate però dette non prima. sono partito dall'inizio proprio, sono partito a metà strada, diciamo, va. Però Michele è entrato nel mutismo selettivo. Chi conosce Michele sa chi è Michele, quindi. Radio Web Style, oggi ho fatto una prova in pineta, così come ai vecchi tempi, come.
per comunicare un po' la generazione, la millennial generation, cioè la nuova generazione, come si sta comportando in quest'era. Noi siamo vecchia generazione, diciamo, forse anziana, no, per alcuni, però non abbiamo vecchio. Abbiamo un'età, non da dire un'età di come la definiresti, Michele? Michele fa gesti che non possiamo, diciamo, farvi vedere, perché la radio è bella, perché si sente ma non si vede, quindi è così. Non sai come siamo vestiti. Innanzitutto fatemi capire i capelli, come ce li abbiamo, se ce li abbiamo fatti. Buona domenica. La maglia col carrozzo. Buon pranzo quasi. La maglia col carrozzo. Il personaggio con gli occhiali. È il personaggio col microfono, diciamo, le cuffie al microfono. Vi saluta in questa domenica di fine aprile. Di fine aprile, sì. Tra un po' vi primo maggio. Michele, vogliamo dire qualcosa? Sì, riguardante, diciamo, la situazione lavoro. Siamo brevi, dai, cerchiamo di essere brevi in questo concept. Nel frattempo, diciamo, un jingle prima di cambiare, tipo le campane, sì, fisca mezzogiorno è passato, si va a mangiare, vai con le campane. Stai. Siamo ritornati in linea qui a Danno e Cattero. Buona domenica innanzitutto di nuovo per l'ennesima volta. Domenica 29 aprile. Volevamo fare già un precenno per il primo maggio, e così, visto che ultimamente si parla sempre di lavoro, si parla sempre di obiettivi, si parla sempre di voler fare, di non fare, quindi il primo maggio è una festa di tutti noi, credo, come, beh, io come concezione del, diciamo, dell'essere umano, quasi, della Costituzione, di quello che vogliamo dire, tutto il lavoro ti gratifica, un qualcosa, un perché, così. Quindi niente, Piero, vuoi dire qualcosa per quanto riguarda il lavoro? Io entrerei nel pallone subito su quanto, su questo riguardo. Sì, un discorso abbastanza particolare, comunque anche lungo, volendo si potrebbe portare all'infinito, ma io vi dico di, appunto, di non di festeggiare, ma di riflettere il primo maggio, appunto, su quello che è questo periodo storico che stiamo correndo, questa situazione un po' mondiale di questa cosa, secondo me, che ci giocano anche pure ormai sopra, questi contratti un po' particolari. Poi insomma, cambia governo, cambia contratto, cioè dovrebbe... Sì, vabbè, le pensioni, tutta una cosa lunghissima, diciamo, da... Ci vorrebbe, appunto, proprio noi, una puntata da 10 ore da dedicare a riguardo. Ci suggerisce, aspettate che qua ci suggeriscono una cosa. Possiamo leggerla, scusami. Ma io vorrei tanto che si può leggere l'ospite cosa di questa che puntata. Sì, la vuole leggere, se vuoi leggere tu, vai, perché no. Così. Ah, qua dice, ha trovato, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Diciamo che è una barzelletta questa qua. Cioè, là, ci scappa... Magari fosse vera una sola parola di quella che ho appena letto, veramente saremo bene, dai. Cioè, io dico soltanto questa cosa qua. Io l'ho persino dimenticato quello che scrivi, quello che letto. Vedi un po'. Mamma mia. Ah, dai. È così. No, vabbè, se tocchiamo questo tasto ce l'abbiamo. Noi siamo positivi. Sì, sì, assolutamente. Dai. E quindi. Vogliamo suggerirvi qualcosa del primo maggio a Taranto, almeno. Promuoviamo il primo maggio di Taranto. Spero, appunto, di, appunto, conoscere personalmente gli organizzatori. Ci sono gruppi fantastici, infatti, pure. Anche l'impegno dei lavoratori. Sì, cioè, sì, discorso, sì, sì. Diciamo, fa una bella storia. Organizzata dagli ex dipendenti, diciamo, dell'ILVA, dell'ILVA, che appunto combattono al comitato, non mi ricordo adesso il nome. Cittadini liberi e pensanti.
appunto il logo è il carrozzo, il carrozzo. Veramente, vedi a caso. Ritorniamo sul tre ruote. Sul tre ruote. Porto tre route. Io guido la Pecar. Utre route da Piaggio. La Pecar della Piaggio. Brano di chi è questo brano? Non mi ricordo. Michela, Michela, che è uno dei suoi. Vediamoci un secondo, ragazzi. No, vediamo un po' di il nome. Un jingle. Il nome di... Ritorniamo subito. Stai. Stai.